Ciao a tutti. Allora, oggi andiamo a vedere una curiosità, andiamo a vedere come funziona la ricarica rapida sul Huawei Honor 7. In particolare, andiamo a cercare di capire assieme come funziona l'attivazione e la disattivazione della ricarica rapida. Ora, qua avrete tutto diverso perché io ho installato Nova Launcher, quindi se avete dal suo telefono avete un'interfaccia diversa, non preoccupatevi. Sono io che ho cambiato le cose. Allora, come vedete dal menu della batteria, è possibile abilitare e disabilitare la ricarica veloce. Però stavo leggendo su internet di persone che si lamentavano del fatto che anche disabilitando la ricarica veloce il telefono comunque caricava velocemente. La ricarica veloce, diciamo che non è il massimo per la batteria perché comunque a lungo andare la ricarica veloce rovina la batteria. Le batterie al litio più lentamente vengono caricate e più dureranno nel tempo. Ora, leggendo questi commenti, io mi sono un po' incuriosito anche perché sinceramente ho sempre lasciato attivo la ricarica veloce, non mi è mai interessato più di tanto, anche perché il telefono è nuovo, quindi ha fatto pochi cicli e non ho avuto neanche modo di provare io a disabilitare la ricarica veloce, però leggendo questi commenti ho pensato. Allora, visto che ho la strumentazione per verificare, ho deciso di fare un test e in realtà ho scoperto delle cose un po' curiose, nulla di così grave. Allora, qua abbiamo il caricabatterie originale, come vedete all'uscita a 5 volt e 2 A, non so se si vede, adesso sto usando la GoPro quindi non ho una visuale di quello che sto inquadrando la telecamera, spero di riuscire a farvi vedere bene le cose. Comunque, carica batterie originale, abbiamo questo USB detector che non è nient'altro che un voltometro e amperometro per prese USB, che poggio un attimo il telefono, che deve collegarsi, che si va a collegare nella USB del caricabatterie. E adesso si deve collegare il cavetto USB, anche il cavetto USB è quello originale. Ok. Colleghiamo a una delle due uscite là. Il cavetto USB e colleghiamo alla corrente l'alimentatore. Ora, come vedete, il USB detector, amperometro, voltometro, io lo chiamo USB detector. Segna il voltaggio che sta ricevendo dall'alimentatore, che sono 5,19 volt e 0 A perché non c'è niente che sta assorbendo energia. Ora, noi con la ricarica, adesso che abbiamo la ricarica rapida attiva, andiamo a collegare il nostro Huawei Honor 7. Ok, spero si veda tutto, mettiamo così. Come vedete, la ricarica rapida, spengo lo schermo così da evitare dispersioni di corrente. Come vedete, la ricarica rapida sta tra 1,50 e 1,70. Cioè, vi dico io che oscilla tra questo valore. A volte dopo di vedete come ha chiuso lo schermo è salito di botto, no? Quindi la ricarica rapida diciamo che va a 1,5 A, più o meno. Ora, andiamo a vedere cosa succede se noi disabilitiamo la ricarica rapida. Io disabilito la ricarica veloce e spengo lo schermo. Come vedete, il valore dell'amperaggio non cambia, resta invariato. Allora ho pensato, ma strano questo, cioè, comunque ho disabilitato questa opzione, dovrebbe almeno darmi un avviso della serie staccherete anche il cavetto, spegnere e accendi il cellulare, non so, almeno dirmi come disabilitare realmente la ricarica rapida, perché come vedete la ricarica rapida è disabilitata, ve la faccio rivedere, no? La ricarica rapida è disabilitata, ma il telefono sta ancora caricando rapidamente. Allora ho provato a staccare il cavetto USB e riattaccarlo. E questo torna nuovamente in ricarica rapida. Allora ho pensato, stacchiamo l'alimentatore, come te l'ho staccato, si è spento l'amperometro. E riattacchiamo l'alimentatore. Come vedete, anche adesso ritorna in ricarica rapida. Allora ho pensato, spegniamo e riaccendiamo il cellulare. Cosa succede se spegniamo e riaccendiamo il cellulare? Spegniamo e riaccendiamo il cellulare, la ricarica si rallenta, la ricarica va a quello che dovrebbe essere. Ora proviamo a vedere, a capire se da spento la ricarica va rapida o normale. Come vedete, la ricarica sta andando normale, cioè diciamo lenta, mezzo ampere possiamo definire la ricarica non rapida. Come vedete, a questo punto, vedete, è già tornato in ricarica rapida, non l'ho acceso.
Niente, non avevo ancora fatto questa prova. Come vedete, appena il software ha riconosciuto che il telefono era in ricarica, mi ha dato subito di ricarica rapida. Allora, ora stacchiamo di nuovo il cavetto USB. Accendiamo il terminale. Ha vibrato. Ora dobbiamo attendere un minutino che il telefono si avvii. Meno male che è abbastanza veloce da avviarsi, quindi non ci annoieremo troppo ad aspettare l'avvio del telefono. E comunque, non vorrei inventarmi troppe cavolate da dire per riempire questo piccolo spazio di attesa. Comunque è molto strano questa funzione, cioè se io voglio una ricarica lenta, tu devi darmi una ricarica lenta, non ha senso che io il telefono debba caricare per forza velocemente. Ok, si è già acceso. Allora andiamo prima di collegare il cavetto USB a vedere, devo mettere il codice un attimo. Andiamo a vedere nelle impostazioni, per vedere se la ricarica veloce è disabilitata, no? Scusate. Allora, impostazioni, batteria, la ricarica veloce, come vedrete, è disabilitata, no? Andiamo a collegare il cavetto USB. E ora dovrebbe caricare lentamente, almeno così mi è successo prima. Ora non vorrei che succedesse altra cosa. Spegniamo lo schermo. Vedete, no? Ora sta caricando lentamente, sta caricando a poco meno di 1 A, 0,70, 0,60, insomma. Siamo a poco sto ampere e quindi questa può essere definita una ricarica lenta. Ora andiamo a vedere cosa succede se riattiviamo la ricarica veloce. Spegniamo lo schermo. Niente. Niente, come vedete sta ancora caricando in modo lento, cioè in modo normale, diciamo, non in modo lento. Ok, ora l'ha presa automaticamente, vedete? Abbiamo atteso qualche secondo e l'ha ripresa automaticamente. Però questa cosa non accade se noi andiamo a disabilitare la ricarica veloce. Come vedete possiamo restare qua ad attendere. Forse non si è vista, ve la faccio rivedere per correttezza. No, la ricarica veloce è disabilitata. Ora noi possiamo anche restare qua ad aspettare un millennio. Io sono rimasto ad aspettare 10 minuti prima di fare questo video per cercare di capire il funzionamento, no? Come vedete, la ricarica rimane veloce anche se è disabilitata. Ed è inutile che noi andiamo a staccare, riattaccare. Come vedete, la ricarica veloce è disabilitata, no? È inutile perché lui, come vedete, va a ricaricare, cioè lui praticamente ricarica 1 A più veloce rispetto a quello che dovrebbe caricare se la ricarica veloce, scusate, se la ricarica veloce fosse disabilitata. Questo secondo me è un bug abbastanza importante, anche perché il telefono non dà nessun avviso. E ora noi proviamo ad andare a vedere una cosa, andiamo a vedere se, anche se l'ho già visto prima, però voglio riprovare. Andiamo a vedere se spegnendo il telefono con la ricarica veloce disabilitata, se da spento il telefono ricarica in modo veloce o in modo lento. Ok, spento. Andiamo a mettere in carica. Il telefono sta assorbendo, però come prima dobbiamo aspettare che si carichi il software. Come vedete ora fa apparire la batteria, segna che è in carica, però il software è caricato, cioè almeno il software che gestisce la carica è caricato quando appare questo. Come vedete, come appare la percentuale con la rotellina che gira. E come vedete sta caricando in modo veloce, ma io non voglio una ricarica veloce, io l'ho disabilitato, e sarà un motivo se ho disabilitato la ricarica veloce. Quindi in sostanza se il telefono è spento ricaricherà sempre in modo veloce. Speriamo che futuri aggiornamenti software riescano a risolvere questo problema. Per il momento vi ringrazio per avermi dato la vostra attenzione. Spero di esservi stato utile, almeno per togliervi un dubbio, per curiosità, insomma. Comunque, ciao a tutti.